lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù d'ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Buongiorno e benvenuti a questo primo episodio di Maker Chef ricette digitali. Ci occuperemo di invenzioni, ci occuperemo di inventori e come non cominciare con uno dei più grandi inventori degli ultimi 20 anni. Noi lo conosciamo specialmente per la sua attività musicale. Abbiamo qui con noi, inaspettatamente, il trapper Gali. Benvenuto, inventore. Eccoci. Gali. Questa ciao fratelli. Carriera alternativa da inventore, noi non la conoscevamo, non è certo conosciuta al pubblico, invece lei deriva da una famiglia di inventori. Inventori che spaccano. Che spaccano. Cioè, gli ultimi anni, grandissime idee, tutta la famiglia. Infatti qual è il suo nome vero? Se... Io mi chiamo Leo. Leo? Sì, Gali è il cognome. Galileo. Galileo. Sì, Galileo. Galileo, non lo sapevamo che lei si chiama Galileo, ma d'altra parte una famiglia di inventori. Innovativa. Qua, perché si tiene il braccio? Il formicolio. Formicolio. Mi fa capire che sta arrivando un'invenzione. Certo, infatti so che lei proprio stamattina ha depositato un brevetto per un'invenzione che cambierà il corso della storia. Può parlarcene? Sì, beh, certo. Allora, tecnicamente, sì. Tecnico. Si tratta di un misuratore portatile di sequenze temporali. Interessante. Misuratore portatile. Cosa si tratta? Di base si tratta di una patacca, un coso, un robot, cioè dipende anche da dove lo compri. Cioè da vuoi comprare più patacca, se lo prendi in un negozio fermato è meno patacca. Però comunque sto coso... a cintura tipo, certo. Tipo cintura ma piccola, cioè cinturino. Non grande come una cintura, piccola. Cinturino. Ok. E sopra con un coso tondo, esagonale. Benissimo. Che c'è un vetro, tipo... Tipo un quadrante. Quadrante, sì. Bravo. E dentro, come te li posso... Cioè, hai presente questi cadenti? Sì. Ecco, più piccoli. E allora, uno sta più... va più lento, calmo, proprio tranquillo. Sì. Uno già meno tranquillo, va un po' più... e uno gira velocissimo. Tipo lancette? Cioè, lancette, bravo, quadrante, lancette. Ma bravo. A cosa serve questo robot? È proprio un misuratore temporale, cioè si sposta a seconda di come passa il tempo. Cioè quando ti annoi è diverso, perché ti annoi, capisci? Però il tempo, in realtà, tu vedi... è costante. Stessi cadente, come lo chiamano, lancette. La lancetta che si sposta uguale. Cioè, quindi c'è una lancetta, sì, in un quadrante con un, sì, cinturino che misura il tempo. Addirittura tre lancette. Cioè, un orologio. Questo è un bel nome. Cioè, sei un grandissimo, un bel nome. Vediamo invece delle invenzioni di orologi innovativi dal Maker Faire. Dai. Da Leonardo al laser cutter, orologi in legno a scopo didattico. Nel 2019 nasce una collaborazione in rete tra il Fab Lab dell'ICTP di Trieste, l'associazione Amici dell'Orologeria Pesarina e l'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, finalizzata la progettazione di exhibit didattici sui congegni dell'orologeria. Questo è l'orologio in triestino. Zele 3 meno un quarto del dopo pranzo. Ah, beh, dai. No, ma Zele tutta la frase. Meno un quarto del dopo pranzo. Zele fighissimo. Zele bellissimo. Ovviamente mostra ogni 5 minuti. Ah, uno mi ha domandato, e perché non mostra ogni minuto? Allora la risposta è, se uno lo ferma per strada... Esatto. Che dici? Zele 3 un quarto e 35 secondi? No, 36? O se 3, 37? Z320, non so che di 3,33. Te sono approssimativo su un te chiedi l'ora per strada, non so, e questo posto lo ho programmato che fino alle 5, cioè fa 5, 5 e mezza del dopo pranzo. Sì. Alle 6, 6 di sera.
Ah, perfetto. Ah, sei di sera. Sì, sei di sera. Ma sei va avanti sera. Da quarti d'ora o da 5 minuti? No, 5 minuti. 5 minuti. Ma perfetto. Infatti, beh, non sai che il Triestinse è famoso per la precisione. Triestinse, cioè, no, devi essere un grado di preciso. No, no, ma dico, come il Triestinse comunica l'ora. Un poco approssimativo devi essere, insomma, nel DNA. Ma che, mai sentito che un appuntamento, se vedete in Piazza Overdan alle 22:21, non esiste, no. Si va a colpi di 5 minuti, giusto? Ma almeno, l'orologio. Sì. Ma noi, caro Gali, la conosciamo, certo, per un brano molto famoso che ha girato in tutte le radio, che si chiamava Cara Italia. Il ritornello famoso. Oh, cioè, tutti la conoscono come un bellissimo brano. Tutti la conoscono come Tutti la conoscono come la conoscono. Sì, certo, è un'invenzione. Lo chiamiamo orologio. Ti piace? Orologio. Così, ma esiste già l'invenzione dell'orologio? Esiste già. Sì. Il mondo delle invenzioni è crudele, però. Esiste già. Managgia. Posso parlare in Tristin? Sì, te devi. Mi faccio la traduzione in italiano, vai. Allora, intervista con il traduttore internazionale, prego. Allora, my name is... No, parla in Triestin, se no ti imbroia. Vai. Allora, mettiamo Franco Reatti. Mi chiamo Franco Reatti. Sì, alla nascita sì. Francesco. Alla nascita Francesco. Però mica sempre chiama Franco. Ma mi hanno sempre chiamato Franco. E fin da piccolo che ho avuto sempre la passione dell'elettronica. No, te lo vedi in Triestinco. Io ero piccio che avevo la passione dell'elettronica. Le gocce padde tante da mio papà, perché che brusavo sempre le valvole di casa. Mio padre non era in totale accordo con me. Ma abbiamo detto famiglia Gali, famiglia di inventori. Gali, Leo qui presente, certo, viene da una famiglia di tradizione. Beh, vi presento, se vi posso presentare, cioè non è qui con noi, però mi ha mandato... È una cosa che è un'invenzione nostra, cioè praticamente tu c'hai un coso che prendi l'immagine e dopo c'è questa. Un saluto all'inventrice, si chiama lei. È Galilei, la nostra mia sorella. Poi c'è anche Ma scusa, ma voi vi chiamate Galileo e Galilei. Finora sono stati creati un prototipo open source LaserCAD basato sullo scappamento di Leonardo da Vinci e un modello basato sui disegni di Galileo Galilei. Perché quella volta, parlo di 55 anni fa, ai tempi, 55 anni fa, in tutte le case era il 110 ancora. 110 di corrente? Corrente, sì, sì. Anche la di mia nonna, mi ricordo che era. Sì, la nonna. E noi, erano interruttori automatici, erano delle valvole. Sì, c'erano le valvole. C'erano le valvole. Sì. E quando mi facevo i miei esperimenti con la corrente, perché bisogna fare esperimenti con la corrente. Ma è minimo, scusa. Ovviamente, improvvisamente la casa buia. Allora, ma mi facevo quando ero solo a casa. Quindi dopo durava. No, perché so che te la stava solo tanto, se è vero. No, ovviamente andavo in cassetto degli attrezzi mio papà, sì, c'avevo un tocco di fil, invaricolavo e mettevo dentro. Poi c'è anche il babbo, grandissimo inventore. Veramente anche il babbo è inventore. Grande, spaccano, ha fatto delle cose veramente che spaccano. Un inventore, cioè, cosa ha inventato? Sì, beh, mio padre, babbo, va, ha inventato tanti balli. Il suo nome è Alegale. Cioè, non so se hai presente, però è abbastanza famoso. È abbastanza famoso. Infatti, ognuno in famiglia ha composto una canzone che è passata, certo, alla storia per, sì, la sua, certo, bellezza. Certo. Orologi d'arredamento vintage style con le Nixie. Utilizzo di tubi Nixie, predecessori dei primi display a LED, ormai da 40 anni fuori produzione, per farli rinascere con il suo bellissimo colore ambrato, con la realizzazione di orologi di arredamento, controllati dal GPS per avere un'alta precisione nella visualizzazione dell'ora. Dai, cambia! Sì, ovvio, del suo dover, cioè, no, essendo un orologio. No, sei bellissimo. Se le tre meno diese. No, che bello. Meno 10 minuti del dopo pranzo, l'ho scritto. Completo. No, ma bellissimo. Tra l'altro lui è un vero repair party, perché una volta esegnò il laboratorio là della Apple. Non so, siamo parlati. E che ho detto, Arano, ecco, se arriva a riparare così, che ho detto, tanto me faccio solo e se andiamo via. Ecco. Archiviamo l'invenzione del orologio, come orologio. Purtroppo esisteva già, purtroppo, ma non ci siamo accorti. È crudele, il mondo... Uno non può sapere tutto, no? Scialla. Però oggi abbiamo un'altra invenzione da proporre ai nostri ascoltatori di MakerChef. Beh, certo. Ce ne parli. Allora, su questo sono stato molto tempo, perché
cioè c'era questa usanza di tutti, versami un gingerino, versami una birra, versami un mojito. Cioè, ma se non sai com'è versarla quando passi da quella cosa che anche noi avevamo in famiglia cercato di inventare, abbiamo scoperto che c'è sopra è stretta di vetro, di solito di plastica, dipende, sotto è larga e tiene il liquido. La bottiglia. Bravo. E questa cosa, ti dicono versala, tu la versi, però allora si sporcava anche i banchi del bar, cioè senza questa invenzione il banco del bar risulta molto strano. Sì, cioè okay. Anche un po' inutile. Questa invenzione come ecco, è strutturata tecnicamente? È difficile. Allora c'è un aggeggio, possiamo chiamare una patacca. Una patacca. Una patacca. Così, circa così grande. So che due di questi contenitori sono cioè un contenitore pieno di riso e due porzioni. Ok, adesso, quindi un contenitore, sì, questo aggeggio, un contenitore. Può essere completamente cilindrico o anche esagonale o anche quadrato, però più per la discoteca quadrato. Come si, come si utilizza nella pratica? Sì, sì, tu quando dici versi, che già o è o versi. Ah, si chiama o è o versi. Versi, quando è o versi, lui o è o riceve il liquido. No, tipo, ma un bicchiere. Che nome fighissimo. No, è o è o bicchiere, spacca. Fratello, tu, cioè, sei bravissimo per i nomi delle cose. Quindi ci sarà un passaggio da interviste in italiano, in inglese, in dialetto. Se c'è qualche furlan, proviamo. Ah, sì, potremmo ascoltare semplicemente. L'ascoltiamo, sì. Possiamo provare, signori. E volevo dire che tanti mi hanno domandato se lo faccio in sloveno. Ah. È impossibile. C'è cinque dialetti, almeno Samatozza con uno, Prosecco con un altro. È impossibile farlo in sloveno. Ma veramente, cinque? Cinque. Sì, c'è il modo di dir loro e cinque modi diversi. Il tubo Nixie è un display numerico costituito da un tubo simile alla valvola termoionica, al cui interno sono disposti una serie di elettrodi sagomati a forma delle 10 cifre decimali, sovrapposti uno sull'altro e leggermente distanziati tra di loro. Meraviglioso. Complimenti. Complimenti, veramente belli. Quindi M1, orologio in Triestina da vedere da vicino, che adesso stacchiamo dalla corrente, lo riporterà in postazione e avrà bisogno di un minutino per resettarsi. O bicchiere, tu o è o bicchiere o è o bevi. Ma esiste già, ecco, il bicchiere. Da millenni esiste il bicchiere. Esiste già il bicchiere. Managgia. No, veramente, fratello, il mondo delle invenzioni è una giungla. Cioè, è difficile intersecarsi. Le liane della vita, proprio complicato. Alla prossima puntata di MakerChef, speriamo senza Gali. Ciao, fra. Lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali. Maker Chef, coi cuci salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali. Maker Chef, Maker Chef.